I nostri obiettivi erano quelli di coinvolgere i cittadini in comportamenti concreti che facessero ridurre in maniera significativa l'uso delle auto, quale per esempio la circolazione attraverso il pedibus per raggiungere una scuola. L'importanza dell'InfoPoint ha determinato per il progetto una grande interazione con i cittadini, ma soprattutto fondamentalmente l'ufficio è stato il cuore propulsivo di quella che è stata la campagna del monitoraggio con l'apparato Monica. Insieme al dispositivo Monica, i cittadini, percorrendo le strade di Portici, riescono a scovare i punti in cui l'inquinamento atmosferico si accumula. Noi sin dalla prima fase sperimentale abbiamo collaborato con gli organizzatori portando in giro per la città di Portici il dispositivo Monica messo a punto dai ricercatori dell'ENEA. Io mi occupo del monitoraggio degli inquinanti atmosferici nella città di Portici utilizzando un sistema semplicissimo, quello del biomonitoraggio. Vengono adoperati dei muschi, vengono utilizzati per catturare tutti gli inquinanti atmosferici che ci sono nell'ambiente urbano di Portici. Quindi con pochi materiali, un pochissimo quantitativo di muschio, riusciamo ad ottenere una varietà di informazioni, sia riguardo alla quantità di inquinanti presenti nell'atmosfera, sia alla tipologia di inquinante. In questo progetto abbiamo sviluppato un'applicazione che mette insieme i risultati sviluppati da tutti i partner di progetto. Consente anche di prevedere l'inquinamento che ci sarà la prossima ora, oggi pomeriggio, domani, e organizzare la mia giornata. Sono state realizzate fino ad oggi 5 campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con laboratorio mobile sul territorio comunale di Portici, in punti di particolare interesse per la realizzazione della rete di monitoraggio pervasiva della qualità dell'aria. Nell'ambito del progetto di Civico 5.0 andiamo a valutare con questa termocamera le varie perdite di calore e di energia che si possono avere nelle strutture e negli edifici. Per raggiungere comunque i cittadini, uno degli strumenti inventati, tra virgolette, è quello delle mappe partecipate. L'educazione ambientale ha un ruolo fondamentale soprattutto nel porre al centro i bambini, le generazioni future, anzi le generazioni presenti, perché sono loro che devono prendere consapevolezza di un cambiamento di quello che è la cultura, ma soprattutto lo stile di vita. Grazie al progetto UIA abbiamo avuto l'opportunità di compiere con la nostra classe delle esperienze molto significative con tutti i bambini, perché partire dal pratico, avere delle esperienze sensoriali, ci ha permesso di spiegare quelle tematiche che servono ai nostri cittadini del futuro, valorizzando le abilità di ciascun bambino.